Grand Crust, The Wild Taste. Oggi prepariamo un secondo piatto molto saporito, con il quale avremo un successo assicurato in un pranzo speciale o per celebrazioni. Per preparare la bistecca alla tartara di gamberi con salsa alla dragoncello, avremo bisogno di due confezioni di gamberi argentini da 400 g Grand Crust. Avremo bisogno anche di una cipolla, un uovo sodo, sale, pepe bianco, 300 ml d'olio d'oliva, 80 g di succedaneo di caviale, erba cipollina tritata, dragoncello tritato, un cucchiaino di senape al dragoncello, un cucchiaino d'aceto, 4 pomodori ciliegini e 16 fette di pane tostato. Per iniziare a preparare il piatto, tritiamo la cipolla finemente e la teniamo da parte. Per continuare, sgusciamo le code dei gamberi, eliminiamo l'intestino, le tagliamo a pezzetti e le teniamo da parte. In seguito, passiamo un uovo sodo attraverso i buchi di un colino per ridurlo a pezzetti molto fini e lo mettiamo da parte. Nel boccale di un robot da cucina mettiamo 250 ml d'olio, un pizzico di dragoncello tritato, l'aceto, 50 g di succedaneo di caviale e la senape. Tritiamo bene il tutto. Per preparare la maionese, mettiamo in una ciotola il tuorlo dell'uovo e aggiungiamo l'olio precedentemente aromatizzato, legando la salsa con l'aiuto di uno sbattitore con fruste. Siccome nella ricetta impiegheremo il succedaneo del caviale, che ha un alto contenuto di sodio, al momento di elaborare la maionese non aggiungeremo il sale. Quando la maionese è pronta, la teniamo da parte. Per continuare, mettiamo in una ciotola i gamberi tritati, la cipolla, 30 g di succedaneo di caviale, un torlo d'uovo, l'uovo sodo a pezzettini, l'erba cipollina tritata, il sale, il pepe bianco, 50 ml d'olio d'oliva e mescoliamo il tutto. Con l'aiuto di una coppa pasta, impiattiamo la bistecca alla tartara. La accompagniamo con un po' di maionese al dragoncello e la decoriamo con un pomodorino sherry e una fetta di pane tostato. La nostra spettacolare bistecca alla tartara di gamberi e salsa al dragoncello è pronta. Buon appetito!